facciamo gli auguri in lieve auguri perché quando ci sono problemi personali la politica passa in secondo piano. Allora, domenica erano le elezioni europee. La prima volta che ho avuto il piacere di votare proprio le europee, ricordo il 1979, e proprio lo slogan che abbiamo voluto indicare, no? Per il Partito Socialista. I socialisti in Europa si capiscono tra loro. E poi io votai radicale, perché c'era un uomo che ammiravo e amavo, che era Arthur Sciascia, e si proponeva all'epoca dare il consenso a questo grande elettore siciliano. Da quel momento in poi, qualsiasi elezione c'è stata a livello europeo, abbiamo sentito sempre in modo palmeato. Non credo ci sia stata mai un'attenzione forte verso l'elezione a livello europeo. Oggi si è caricata emotivamente questa kermesse elettorale, io non riesco a comprendere il perché, se non dal lato di una propaganda del Movimento 5 Stelle che veramente sta portando ai minimi, come dire, sta abbassando il livello di asticella della politica e degli storici. Allora, il mio invito e la risposta che possiamo dare è andare a votare, convincere le persone di andare a votare più che non chiedere il voto, perché la cosa probabilmente più difficile sarà portare le persone a votare domenica, è arrivato Enzo Ranazzi. Noi abbiamo detto che se non vieni tu non iniziamo. Quindi è un altro motivo del nostro gruppo di casa. Allora, perciò, in un giro di telefonate alle persone a cui abbiamo chiesto il voto sarà importante salutare perché ci si convinca che domenica veramente si gioca una partita in questa nazione difficile. Il Partito Socialista Italiano non ha presentato il proprio sito, ma queste cose poi magari ce le dirà tanto tempo dopo, ce le spiegherà Antonio Simeone. Io voglio subito ringraziare tutti quelli che sono intervenuti e man mano nella scaletta, diciamo, di entrare in modo che il dibattito non farò un intervento diretto. Prima del gruppo socialista ci terrei a presentare una persona che si chiama il mio carissimo amico, si chiama Erika Piscopo, una psicologa che da qualche tempo gira con un gazebo insieme ad altri suoi colleghi in un'associazione, La Fenice, per divulgare gratuitamente la sua professione. Prego, Erika.